when the beer's in the air. Che questo è diventato ormai un appuntamento imprescindibile di Lucca Comics per Dinit, non soltanto perché è l'occasione dove appunto hanno mostrato le nostre novità, sia quelle pubblicate in pubblicazione, quelle che verranno pubblicate, ma anche perché è per me personalmente un momento in cui un momento di confronto con i clienti della Dinit, per cui come di consuetudine nella seconda, diciamo, parte della conferenza sarete voi a fare le domande e non sentitevi assolutamente, cioè sentitevi liberi di chiedere quello che vi pare, perché nel senso che è una cosa che a me interessa molto il vostro parere, ovviamente. Bene, dunque, oggi siamo qui, Dinit è a Lucca Comics con un titolo che riteniamo molto importante, che è l'Attacco dei Giganti, questa serie che sta avendo tantissimo successo in tutto il mondo, finalmente è arrivata anche in Italia. Noi siamo già partiti qualche mese fa con la distribuzione in streaming in collaborazione con Vid, la piattaforma online che gestisce gli anime, ma non solo, in streaming gratuito, per cui online troverete l'Attacco dei Giganti appunto disponibile gratuitamente su questo sito, con i sottotitoli in italiano e in lingua originale. Mentre invece durante questi giorni stiamo lanciando il primo volume dell'Attacco dei Giganti, la serie già doppiato, in quanto la serie è tuttora in doppiaggio, e disponibile abbiamo appunto il primo volume che comprende sia il Blu-ray che il DVD. Sarà serializzato in 6 volumi e riteniamo di avere una cadenza di un volume al mese, quantomeno al mese. Siamo ancora tardi sul volume 2, devo dire la verità, però non vi preoccupate, se non esce a novembre uscirà al massimo a dicembre e da lì uno al mese penso che riusciremo a riprendere la serializzazione normale. E abbiamo fatto particolare attenzione a quello che è il doppiaggio dell'Attacco dei Giganti in italiano, perché in particolare tutte le serie giapponesi sono, come si può dire, la nostra attenzione sul doppiaggio è molto alta, perché sappiamo che le esigenze sono molto alte, di conseguenza cerchiamo di mettere il massimo dell'impegno nella realizzazione di un buon doppiaggio, che parte fondamentalmente dalla scelta del casting, ossia quella delle voci in questo caso, e noi cerchiamo sempre di prendere il più possibile, simili all'originale. E ve lo dico giusto perché, giusto per sottolineare il fatto che Dinit si occupa personalmente anche di questa fase, anzi per l'Attacco dei Giganti è una cosa di cui mi sono occupato io, per cui se non vi piace qualche voce potete tirarmi le pietre e di conseguenza il processo viene fatto, ecco, con una scelta di provini, vengono fatti dei test, vengono fatti dei provini, vengono ascoltati diversi doppiatori, vengono valutati sia per i termini di interpretazione, sia in termini di vocalità, di similitudine tra la voce loro e quella originale, insomma tutta una serie di caratteristiche che concorrono a quello che speriamo essere il risultato finale. Bene, detto questo, io ho il piacere oggi di avere qui con noi la doppiatrice di Mikasa, dell'Attacco dei Giganti, Yui Ishikawa. Ben arrivate. Dunque, ecco, io colgo l'occasione
l'unica Carrara, di la verità di avere appunto una doppiatrice di una serie giapponese qui in Italia durante Lucca Comics, per rivolgerle alcune domande su quelle che sono le modalità del doppiaggio in Giappone, perché ovviamente, come potete immaginare, poi ogni nazione ha un tipo di lavorazione diverso. Noi in Italia lo facciamo in un modo, il doppiaggio, loro hanno effettivamente altri modi per porsi al doppiaggio. Sarebbe appunto interessante scoprire quali sono. Ecco, la prima domanda che ti volevo rivolgere è se ci parli del tuo ruolo nella serie dell'Attacco dei Giganti. Buongiorno a tutti! Vengo dal Giappone, sono la doppiatrice di Shingeki no Kyojin. Anime Shingeki no Kyojin di Mikasa Akaman no koi wo tantou sasete itadaite imasu. Mikasa wa 100 nin ni 1人 to iwareru hodo tsuyoi, takai sentou nouryoku wo motte ite, tsune ni reisei ni koudou suru ko nan desu keredomo, tada 1つ幼い頃に命を救われた主人公のエレンが何かあった時の場合だけこう周りが見えなくなってしまうほど動揺するというちょっと可愛らしさもあるような子ですね。Buongiorno a tutti. Io sono io Ishikawa e mi incarico del doppiaggio di Mikasa Akaman. E per quanto riguarda questo personaggio, è una donna molto forte che può combattere sola contro anche 100 persone ed è un personaggio che si caratterizza appunto per la sua forza. Allo stesso tempo è un personaggio interessante perché di fronte a Eren, il protagonista che l'ha salvata quando lei era piccola, è l'unico momento in cui lei rivela questo aspetto più sensibile, quindi più a volte dolce, e quindi è un personaggio che ha queste due sfaccettature. Molto bene. Ecco, mi interessava sapere come si svolge appunto il doppiaggio in Giappone, ossia ad esempio se in sala di doppiaggio doppiate singolarmente oppure in gruppo. するんですけれども、その時にその回に出てるキャストが全員一緒に集まって一緒に収録していきます。大体4本のマイクがあるんですけど、そこに入れ替わり立ち替わりでキャストが自分の番になったらマイクの前に立って喋って映像を流しながら収録していきます。Il doppiaggio giapponese si fa una volta alla settimana un capitolo e ci troviamo tutti, quindi si svolge in gruppo, ci sono di solito 4 microfoni e ci alterniamo ai microfoni. E qual è l'approccio che ha utilizzato sul personaggio di Mikasa? Sì. まあ、大前提に漫画を読んでいろんなこうミカサの性格を知るだとかそういうことはもちろんやるんですけれども、今回やったミカサに関してはとても筋肉ムキムキで強い子なので、私も少しでも近づこうと思ってアフレコ前に腹筋をしたりしてちょっと筋肉をつけました。
Come sapete, evidentemente ho letto il manga, quindi mi sono preparata dal punto di vista della lettura, insomma, per conoscere la storia, però come sapete Mika sono un personaggio molto forte, molto muscolosa, per cui per avvicinarmi il più possibile al personaggio facevo anche ginnastica, addominali, prima di cominciare a doppiare. Il motivo per cui dobbiamo il gruppo, qual è? Nel senso, in Italia dobbiamo singolarmente e poi vengono le voci vengono mixate e ovviamente l'effetto è medesimo. Qual è il motivo, secondo il tuo parere, per cui in Giappone si doppia il gruppo? やっぱり一人一人よりも一緒にやった方が掛け合いとかっていうのはうまくいくというか、前の人のセリフがこう来たからこう答えるみたいな、そういうのがやっぱり全員で取った方がこう気持ちも入りやすかったりしますね。La ragione per cui lo facciamo in gruppo è che diventa più naturale, per esempio, quando c'è uno scambio tra i personaggi, il botta risposta diventa più naturale, per cui ci si adatta più facilmente le relazioni tra i personaggi si costruiscono in modo più naturale, per cui si fa in gruppo. Molto interessante, una cosa che forse dovremmo imparare a fare anche qua in Italia. Eh? Hai capito? Ecco, quindi conoscevi già il manga prima di iniziare, nel senso che eri un appassionato della serie, oppure per entrare nel personaggio hai approfondito leggendo il manga?「進撃の巨人」という漫画があること自体はしてたんですけれども、読んだのは「進撃の巨人」のオーディションが行われるということが決まってから私は読み始めました。で、今ではすっかりハマって、原作は今まだ続いてるんですけども、新刊が出るたびにすぐに本屋さんに買いに行って。In realtà conoscevo il titolo, ovviamente, però ho letto il manga dopo aver passato l'audizione. Ho cominciato a leggerlo, mi sono appassionata molto e al punto che, insomma, non appena esce, sta per uscire il nuovo volume, sono già in libreria a prenotarlo. Benissimo. Ecco, l'ultima domanda è fare il doppiaggio in Giappone per un doppiatore, ritieni che sia impegnativo, stancante per un doppiatore?市場が広がってきていて、ただ演技するだけではなくて、歌を歌ったりだとか、あとラジオをやったりで、イベントをやったりと、こう芝居だけじゃなくていろんなことができなくてはいけないので、それはとても難しいなって思うことがあります。Sì, è duro nel senso che, ma io ho una preparazione teatrale alle spalle, per cui ho cominciato dal teatro e in questo senso fare il doppiatore è fare teatro, solamente che ha un aspetto un po' più, forse duro adesso in Giappone perché i doppiatori è un lavoro molto molto popolare, è un lavoro anche molto molto apprezzato, per cui viene anche richiesto ai doppiatori di svolgere diverse attività, perché un doppiatore deve essere preparato anche a cantare, deve presentarsi in radio, partecipare agli eventi, per cui in questo senso è un lavoro abbastanza intenso. Impegnativo. Capisco.
Capisco benissimo. E niente, io ti ringrazio moltissimo. C'è qualcosa che vuoi dire al pubblico italiano della Taxa dei Giganti? Sono molto contenta di essere qui a Lucca, una città circondata dalle mura che riprende molto il mondo di Shingeki no Kyojin, quindi me l'ha ricordato molto. So che ci sarà la proiezione nel primo e nel secondo episodio, e quindi spero che vi piacciono e continuate ad essere fan di Shingeki no Kyojin. Ringraziamo moltissimo Luigi. Bene, ecco, detto questo, passiamo alle novità che Pinette ha in disposizione nei prossimi mesi, ossia da qui a fine anno fondamentalmente, nel senso che per novembre è prevista l'uscita del terzo film di Madoka Magica, che ha già avuto un passaggio cinematografico. Probabilmente molti di voi sono andati a vederlo, spero che vi sia piaciuto. E quindi ecco, abbiamo previsto l'uscita di un video per la seconda parte di novembre. Il film esce in limited edition, come del resto erano usciti i precedenti due. Il cofanetto sarà appunto in edizione limitata. Che conterrà sia il film, il Blu-ray, che il DVD con contenuti extra e la colonna sonora, ovviamente, con ovviamente il booklet più qualche gadget sfizioso. Contemporaneamente ci sarà anche l'edizione singola, standard, per chi invece non desidera acquistare la limited edition. Mentre invece per dicembre ho il piacere di annunciare l'uscita del primo cofanetto della prima serie di Gundam in Blu-ray. Non era ancora uscito in Italia, quando i materiali in alta definizione si sono resi disponibili soltanto recentemente, credo proprio quest'anno. Infatti è uscito in Giappone nel 2014 e ha avuto un transfert, come si dice in gergo tecnico, telecinema, dove sono state recuperate le pellicole originali, che sono state passate in HD. Il risultato è spettacolare, decisamente. Noi facciamo l'edizione ovviamente su questi materiali. L'edizione ricalcherà fondamentalmente la stessa del DVD, quindi ci sarà presente il doppiaggio storico degli anni 80, sarà disponibile quello nuovo del 2000, il 5.1. 2004. E, a differenza dell'edizione precedente, ci sarà un disco di contenuti extra realizzato in Giappone in occasione dell'edizione giapponese, dove vengono intervistate i Big Four dell'edizione storica della prima serie, quindi il regista Tamino, Okawara, eccetera eccetera. E per cui ecco, un'intervista video rispetto alla cartacea che era disponibile nell'edizione DVD. Dopodiché il punto forte, diciamo così, dell'edizione sarà una nuova enciclopedia che noi abbiamo chiamato questa volta Bible, di credo 150 pagine almeno, stanno crescendo
perché la stiamo realizzando adesso, ci stiamo rendendo conto che diventa sempre più grande, infatti il cofanetto sarà piuttosto pesante in questi termini, nel senso di peso specifico. E tutto il contenuto della Bible è inedito in Italia, quindi non saranno solo i contenuti dell'edizione precedente, ma ci sarà, sono al 100% contenuti nuovi, con approfondimenti, interviste, ma soprattutto stralci di testi dell'epoca, proprio degli anni 80, di quando fu lanciata, agli anni 70-80, quando fu lanciata la prima serie. Il tutto verrà completato da un poster e delle card da collezione. Questo per il primo cofanetto. Il secondo cofanetto invece sarà previsto per il 2015, spero già da febbraio. Sto cercando di inserire, dal momento che il disco extra è contenuto solo sul primo box, un differente con un tutto extra. Spero di poter inserire lo storyboard del cartaceo del primo episodio, oltre alla seconda parte della Bible. Bene, detto questo, direi che sulle novità di quest'anno non ho niente da aggiungere, se non quello di farvi vedere il trailer. Mi dispiace di avervi fatto aspettare. Siete state in attesa tutto questo tempo. Forza, andiamo. D'ora in poi staremo sempre insieme. Insieme a questi erano i nostri due trailer novità del 2014. Bene, e detto questo, volevo passare a quelli che sono gli annunci per le nuove acquisizioni, facendo una premessa, e cioè che Luca Comics è sempre una bella occasione per poter fare annunci di nuove acquisizioni, dove finita appunto queste nuove properties, e anche, come dicevo prima, un motivo di confronto. E detto questo, Init acquisisce properties veramente non soltanto in occasione di Luca Comics, ma durante tutto l'anno, e normalmente abbiamo l'abitudine di non fare passare troppo tempo tra la chiusura del contratto e l'annuncio e di conseguenza l'inizio della lavorazione. Per cui ecco, scusatemi, tra virgolette, se oggi non avrò la lista della spesa come novità. Detto questo, ho il piacere di annunciare la produzione dei due film dell'Attacco dei Giganti,
che stanno per uscire. Grazie. Saranno realizzati in Giappone, devono ancora uscire, il primo è previsto per novembre e il secondo dovrebbe arrivare nella prima parte del 2015. Sono due film concepiti per il cinema, di conseguenza sono fondamentalmente un recap della serie televisiva con l'aggiunta di scene inedite, di sequenze inedite mai viste prima. Per l'occasione è stato fatto un remix in 5.1 dell'audio e presumibilmente questo ci consentirà, poi quando faremo l'edizione Blu-ray DVD, di inserirlo nell'edizione. Lo dico perché l'edizione televisiva non ha il 5.1, forse qualcuno di voi se lo sarà chiesto, come mai abbiamo fatto solo una pista stereo e ci è stato imposto, nel senso, a volte succede che i giapponesi acconsentano a fare il 5.1, a volte no, questa volta purtroppo non aveva consentito in questo senso. Del resto comunque la pista per esempio sui Blu-ray e stereo e BTS di alta qualità. Ecco, il secondo e ultimo annuncio che volevo fare per il 2015 è l'acquisizione del nuovo film di Ghost in the Shell che uscirà appunto dall'anno prossimo in Giappone, presumibilmente in primavera. Bene, detto questo, è un film che fondamentalmente non si sa ancora molto in quanto è trapelato veramente poco. È un film cinematografico, aveva tutti gli effetti, di conseguenza è una produzione piuttosto importante. E anche se non ho ancora la conferma definitiva che comunque conto di avere, spero che di riuscire a portare sia l'Attacco dei Giganti che Ghost in the Shell al cinema. Bene, direi che possiamo passare a quella che è la seconda parte, dove siete voi potete fare delle domande. Chi è il primo? Subito. Aspetta che ti passano, si sentono tutti. Grazie in anticipo sempre per questo spazio. Ho tre titoli da chiedere. Allora, il primo riguarda C Casa Dolce Casa, perché in Giappone c'è anche la seconda serie che è Chi New Address. Sì. E quindi volevo sapere se per caso Dini ci fa questo regalo e ci porta anche la seconda serie. La seconda domanda invece riguarda un titolo che è Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, che sta andando in onda adesso in Giappone, se magari un pensierino. Ultima domanda invece, vorrei sapere se Dinit è ancora orientata a non portare in Italia i live action movie di Kenshin che ci sono in Giappone. Ah, sì. Grazie. Ok, e dunque C è stata recentemente venduta, se mi ricordo bene, alla Rai. Per cui se tutto va bene dovrebbe andare sui canali Rai, non so se esattamente dove, spero Rai o Yo. Perché non è una bella notizia, lo vedranno in tanti. E, una serie come C ha bisogno di un passaggio televisivo, quindi per un'eventuale acquisizione della seconda stagione sarà necessario una vendita televisiva, che noi speriamo di fare se ovviamente la prima serie avrà successo. Detto questo, la seconda era su Sailor Moon Crystal, potenzialmente è un titolo veramente interessante, ma credo che l'Essensor sia più intenzionato a venderla a chi ha una garanzia di portarla in televisione immediatamente. Ovviamente di niente in questo momento non ce l'ha. Quindi la situazione in questo momento sembrerebbe essere questa, per cui non dico che sarà sempre così, che poi cambi, però per il momento è così. E perdonami l'ultimo. Ah, è di Kenshin. Sì, Kenshin è un film giapponese. Di conseguenza bisogna stare molto attenti, nel senso che l'abbiamo fatti, l'abbiamo fatto Space Battleship Yamato, è andato anche piuttosto bene, il Blu-ray DVD è stato un fenomeno, veramente.
ci ha decisamente sorpreso. E, però purtroppo in Italia e in Occidente in generale i film orientali fanno un po' fatica ad arrivare, se fanno un po' fatica ad essere apprezzati dal pubblico, per cui tendenzialmente no, al momento non abbiamo progetto su Kenshin, nonostante sia un titolo che sappiamo perfettamente che in Giappone è un successo pazzesco, però in Giappone è molto conosciuto e in Italia non tanto. E poi ripeto, ha un approccio fondamentalmente orientale al stampo cinematografico, che abbiamo qualche timore possa non piacere non tanto agli appassionati, poi sappiamo sicuramente per stare a un pubblico magari più alla. Salve, ciao. Ho principalmente due temi di domande. La prima, a nome del gruppo italiano Appassionati Gundam, volevamo domandare se ci sono novità su eventuali acquisizioni di serie di Gundam, quindi o brevi come Ottavo Protone o 0080, o brand interessati all'acquisizione di serie lunghe come per esempio Tapolo, o la possibilità di introdurre una serie breve come Build Fighters affiancata a merchandising. Sì. La seconda invece domanda è personale, non riguarda il club, eventuali novità inerenti Fate Stay Night e in genere Brand di Fate. Allora, per Gundam ora siamo concentrati sulla realizzazione della prima serie di Durelli. Abbiamo appena terminato Unicorn, c'è in vista la nuova serie di Origins, che mi sembrava di aver già confermato il nostro interesse, sempre contando che bisogna passare per la fase contrattuale, che spesso va a buon fine, però non è sicuro che si trovi sempre un accordo. Ci sono stati dei casi dove Timite ha manifestato l'interesse di acquisizione di serie, poi però purtroppo per questioni economiche chiedevano troppo, c'erano delle condizioni che non potevano essere accettate, cioè, cose che purtroppo generano, cioè finiscono con la non acquisizione della serie. E, detto questo, ci stiamo cominciando a pensare, bisogna puntare su file Excel col piano economico e vedere che cosa salta fuori. Di più non posso dire, perché sarebbe dovuto anche chiudere senza nessuna garanzia. Per il momento sono confermate sicuramente la prima serie, probabilmente The Origins se può avere quel contratto, e poi vediamo. E Fate Stay Night la stiamo monitorando, la stiamo tenendo d'occhio, come del resto tutti i simulcast che abbiamo in corso con Vid, e so che sta andando particolarmente bene, per cui sicuramente sarà un'indicazione che ci aiuterà a darci un indirizzo su quelli che sono i gusti del pubblico. E detto questo, ovviamente ci sono tantissime altre componenti che concorrono alla acquisizione di un titolo, e non ultimo un passaggio televisivo, per cui alla fine insomma siamo sempre un po' lì, del resto sono serie televisive, si chiamano così per un motivo. Per cui bisogna capire se c'è la concreta possibilità di una vendita televisiva, se non ci fosse bisogna valutare se l'interesse dei fan è talmente grande da procedere con un'acquisizione anche senza una vendita TV, come ad esempio è stato con l'Attacco dei Giganti, tanto per farvi un'idea, cioè l'abbiamo acquisito perché credevamo fortemente sulla serie, in quanto avevamo un feedback molto forte, e abbiamo deciso di investirci a prescindere dal fatto che appunto non avessimo una vendita TV. Prossimo. Ciao Carlo. Ciao. Allora, due domande. La prima riguarda Gundam della riedizione. I sottotitoli li avete rifatti? Li abbiamo? Rifatti. Ah, rifatti.
perché c'era qualche imprecisione. Sì. Li stiamo verificando adesso. Ok. La Quindi direi di seconda. sì, la risposta è sì. Ok, capito. La seconda Nel qua. limite, perdonami, nel limite della cosa, perché non abbiamo fatto noi Gundam il doppiaggio. Questo vuol dire che non abbiamo i copioni e nemmeno la traduzione, nel senso che cioè per verificarli bisognerebbe rifare tutta la traduzione per fare una cosa fatta bene, quello ovviamente non è possibile, però li stiamo cercando, sì, quello sono. La seconda, per completezza, portate il film di Steins;Gate. No, al momento non è il nostro progetto. Niente. No, perché non ha cioè, in termini cinematografici non riteniamo che sia sufficientemente forte. Prossimo. Ultime due. Ultime due, siamo già. Accidenti. Carlo, cioè, velocissimamente su Origin di Gundam. Conferenza di Gonda questa. 35 live. Senti, no, volevo che se potevi confermarci quello che sappiamo noi, ovvero che saranno quattro opus con Sì. stile di Unicorn, con passaggio cinematografico prima in Giappone. Sì, è confermato. In seguito all'eventuale acquisizione di diritti, in cui tutti ci auguriamo, prevedi un possibile passaggio al cinema di origine di Gundam? The Origins, molto difficile. È la durata quella che non si riesce a gestire. 50 minuti al cinema, non, cioè gli stessi esercenti non te lo prendono. Dovresti farne due, in quel caso sarebbero due appuntamenti, parte 1 e parte 2. Ci si può pensare, però in questo caso vorrebbe dire attendere l'uscita del secondo episodio che non sappiamo qual è. Il che, non lo so, ci dovrei pensare, dovrei avere qualche elemento in più su cui basarmi. Altra domanda? Salve. Allora, come prima cosa Chi è? Ah, vorrei sì. chiedere, dal momento che è tornato, insomma, recentemente, sembra che sia tornato in voga, insomma, Matsumoto in Italia per via del passaggio, insomma, di Harlock, di Certo. Capitan Harlock al cinema. Se c'era possibilità di avere la serie Downward Days in DVD o anche altri Altre anime, serie di altri Matsumoto. anime tratti da soggetti di Matsumoto. Beh, Downward non è nei nostri progetti, anche perché credo, se non mi ricordo, che già appartenga al catalogo di un altro distributore. Non l'hanno annunciato. No, però non so niente, cioè parlo Sì, per sentito dire. capisco. Poi altre Poi. cose di Matsumoto sì, ci interessano, ci stiamo Sì, ragionando, però non c'è ancora niente di concreto. per quanto riguarda i Cazzo, nessuno dice brand Giovanni Vanni. Macross e anche Yamato, la corazzata spaziale, c'è interesse a portare, insomma, qualche titolo di vecchio o nuovo, insomma, con qualsiasi cosa. Macross no, l'altro sì. Ah sì, c'è interesse. Per la situazione Rai 4 un pochettino, com'è? Cioè, nel senso, hanno ridotto gli slot, prima erano due, adesso è uno solo. Come, cioè, No, come, non sono com io che sono, non sono quindi, io, cioè, non si sa diciamo, come. in grado di poterlo dire, bisognerebbe rivolgere a loro una domanda e so che c'è in effetti un po' di confusione, cioè qualche difficoltà, diciamo così, almeno per quanto riguarda gli altri. Facciamo L'ultima? un'altra? Dai, dai. Sapevo. Ah, dai, un paio, dai, vai, quante mani alzate, mi vuoi deludere? Buongiorno e complimenti sempre per l'ottimo lavoro. Domanda Grazie. velocissima. Bleach in Italia Sono si andrà prima o usciti. poi? La chiedo così per curiosità. Se domani mi arriva una televisione perderemo queste disposta domande. a mandare in onda, quanti sono? 200, 400 200.000. milioni. Io, cioè, ma pronti, ecco, proprio subito, però sto vedendo difficoltà. Meglio atterrante. A voglia. Ecco. O Giovanni Silent. Volevo solo sapere se c'è interesse verso la posizione di Kill Kill la Kill è una bella serie, ci è piaciuta, però al momento non abbiamo un concreto interesse.
Intendiamoci, queste risposte che io vi do non prendetele come definitive e cioè la risposta vale per adesso, cioè le cose cambiano a volte, spero. Volevo chiedere un parere sulla serie Log Horizon. Come, scusa? Log Horizon. Ah sì. Vi piace? Ni, così così. Volevo fare una domanda per quanto riguarda la seconda serie di Sword Art Online. Sì. E un'altra domanda, semplicemente, perché nel terzo film di Madoka avete cambiato Alessia Amendola? Dunque, Sword Art Online, abbiamo preso la prima serie, abbiamo preso il film X Edition, la seconda stagione non è nei nostri piani perché fondamentalmente per lo streaming non era disponibile, e in quanto mi risulta che sia già su un'altra piattaforma, e per quanto riguarda il doppiaggio siamo sempre lì, cioè se c'è una concreta possibilità di vendita TV siamo felici di farla. Una curiosità su Sword Art è che in questi giorni ci sta performando benissimo, devo dire. Vedete, abbiamo finito i cofanetti ed è una cosa che sinceramente mi ha stupito molto, perché durante gli altri scorsi mesi non avevamo avuto questo sintomo. Il motivo per cui abbiamo cambiato la Amendola è perché lei non era disponibile a doppiare. Quando siamo entrati nella fase di doppiaggio era irritracciabile e noi non potevamo aspettare. Sì. Io volevo chiedere, lei sì. Ha parlato di sei uscite per l'attacco dei giganti e sì. Volevo sapere se sono inclusi anche i due o tre ova che sono già usciti in Giappone. Se ti riferisci a quelli che sono usciti allegati ai fumetti, no, in quanto appunto credo che siano gestiti da... no, probabilmente l'essenso è lo stesso, però sono proprio concepiti come abbinamento editoriale al manga, e questo non vuol dire che poi non possano interessarci, però insomma, ci stiamo concentrando sulla serie che abbiamo appena lanciato. Volevo chiedere se avevate intenzione di fare un doppiaggio della prima serie di Tokyo Ghoul e poi un simulcast della seconda in uscita a gennaio. Vale il discorso di Fate Stay Night, al momento il Tokyo Ghoul la stiamo monitorando, devo dire che ha avuto un successo notevole, vi è piaciuta? Perché? Chi è che me lo dice? Dai, sono curioso veramente. A chi è che è piaciuta? Adesso uno che mi dica il motivo per cui è una bella serie. Non è uno dei classici non è una delle classiche serie giapponesi che si vedono. È diversa dalle altre. È particolare. Sì, è particolare. Ok, e invece uno che non è piaciuta? Beh, è noiosissima fino all'ultimo episodio praticamente. Cioè, okay. Anche il protagonista è insipido. Ok. Comunque, a quanto pare, per la maggior parte sembra essere stato apprezzato. Per cui, ecco, no, per rispondere, al momento la stiamo monitorando. Sicuramente è una serie che ha avuto molto successo. E Sayuki o ogni tanto esce un volume, altri manga? Hai ragione. O vi fermate solo su questi due? Beh, noi già da tanti anni che ci stiamo concentrando soltanto sulle properties storiche e non stiamo acquistando nuove serie. E la regolarità del volume dipende sempre ovviamente dalla disponibilità dell'originale del manga in Giappone. In certi casi purtroppo hanno fatto solo un volume, si sono fermati lì e ci hanno lasciato anche noi con cerini in mano, si dice. Salve, volevo sapere se avevate interesse per fare una nuova edizione in DVD per Planetes o Ergo Proxy o qualche altra vecchia serie anni 80, 90. Dunque, Planetes no, non abbiamo progetti a riguardo.
Ergo Proxy ce l'avevamo, ma è uno di quei casi in cui il contratto non è andato a buon fine. Ultima. The last one. Scegli te. Ce l'ho. Ciao Carlo, sono Riccardo, IGB. E innanzitutto grazie per il tuo lavoro e volevo concludere questa bellissima rassegna con un'ultima domanda ovviamente su Gundam, dato che è il 35esimo e visto che il Giappone spinge tantissimo, diciamo appunto tutto il discorso di Gundam, siamo al 35esimo, già si parla del 40esimo e 50esimo, quindi è tutto un business a venire di 10 anni, quindi che si protegue dal 35 e va avanti. E, abbiamo visto ieri la presentazione di Origin, abbiamo visto Reconquista, abbiamo visto parecchie cosettine interessanti, sì, che saranno diciamo il futuro da qui a venire nei prossimi due anni. Ecco, dato che sei molto più vicino al Giappone di noi, voglio sapere se si vocifera, se anche te hai la percezione che sia in cantiere un prodotto un pochino diverso, cioè un movie, cioè un film vero e proprio, cioè magari da qui a 5 anni c'è qualcosa che si sta parlando, si sta vociferando. Film live action, dice. Sì, un film live action, e se te che sei più vicino hai dei sentori, hai qualcosa di che effettivamente si stanno muovendo su questo filone. Ma guarda, non potrei dirlo in teoria, però qualche cosa credo che in effetti si stia muovendo, si sia mosso, però non ho idea di... No, certo che tutto celato e blindato. Non lo sanno, sì, guarda, non lo sanno neanche loro. Ho visto però, che stanno spingendo dall'acceleratore, quindi sì, tre prodotti per tre generazioni. Io credo completamente che Hollywood sia molto interessata, soprattutto dopo Pacific Rim, infatti, è questo della, che... A brand come quello di Gundam, che sarebbe perfetto per una trasmissione. Ha lanciato, no, diciamo, i robottoni, comunque sì, il sì, movie sì, fatto in una maniera più io spero che arrivino a... Credo che si tratti tutto di... politica commerciale. Politica commerciale di accordi. E, colgo l'occasione per ringraziare il GIG che ci ha dato una mano alla collaborazione della stesura del booklet della Bible di cui parlavo prima, che verrà inserita nel Blu-ray, no? Grazie. Bene. Grazie a voi, direi che questa volta è tutto e vi aspettiamo, me ne stavo per dimenticare, la Ishikawa vi aspetta al nostro stand per una sessione di autografi sul Blu-ray dell'Attacco dei Giganti. Ciao e grazie a tutti. Grazie. Thank you.